5 anni per l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, per l'ex direttore generale Luca Bronchi, imputati entrambi di bancarotta fraudolenta. Questa è la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato dal GIP del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia. Per entrambi il giudice ha accolto le richieste che erano state formulate dal pool di magistrati che indaga sul crack dell'Istituto di Credito Aretino, guidato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. Condannato invece a 2 anni l'ex vicepresidente Alfredo Berni ed infine ad 1 l'ex consigliere Rossano Soldini, che aveva un capo di imputazione più lieve e la bancarotta semplice. Le condanne sono già scontate di 1/3 come previsto dal rito alternativo. Andranno a processo sempre per bancarotta fraudolenta o semplice anche gli altri 24 imputati tra amministratori e dirigenti della vecchia Banca Etruria. Tutti sono stati infatti rinviati a giudizio. Tra le contestazioni mosse dall'accusa ci sono prestiti e finanziamenti mai rientrati, tra i quali quello relativo allo yacht della Privilege Yacht mai finito e che ancora giace arrugginito al porto di Civitavecchia, il prestito Sacci, una 50ina di milioni mai rientrati ed infine finanziamenti per il relè San Carlo di Borromeo, tutte attività che avrebbero contribuito al dissesto finanziario dell'istituto.